Una settimana esatta è passata da quando i furgoni sono scesi sulle strade. A Padova i presidi si sono sdoppiati. Tra la zona industriale, 5 km di code in corso Stati Uniti anche oggi e a Abano Terme. Il sindaco Luca Claudio ha già fatto sapere di essere al loro fianco. I presidi padovani però raccontano che Roma per loro è lontana. Roma vedremo. Quando avremo notizie vedremo cosa fare. Ma c'è un coordinamento, qualcosa? Sì, c'è un coordinamento. Logicamente un coordinamento. Aspettate loro. Esatto. E prima di andare a Roma partiremo con le regioni. Quando il popolo comincia ad uscire si vedrà come agire e tutto, ma dobbiamo avere le persone che escono e sentire anche le loro opinioni, perché noi non siamo politici, noi siamo cittadini, non abbiamo bisogno dei consensi e di essere delegati. Insomma, prima i cittadini, alcuni fanno sapere che il timore più grande è che la politica si appropri di questa protesta. È una paura realistica, perché purtroppo ci sono degli estremisti che vengono da varie fazioni che non c'entrano nulla col nostro movimento, che è assolutamente pacifico, e vanno lì solo per fare casino. No, e adesso è ancora presto e c'è il rischio di estremisti che si intrufolano dentro la nostra manifestazione pacifica. Che cosa avete ottenuto in questa settimana, secondo te? Guarda, noi in questa settimana qua abbiamo ottenuto una incredibile visibilità, perché poi abbiamo riscontrato un consenso del pubblico che non ci aspettavamo neanche noi, sinceramente. La gente è molto solidale.